in un contesto che da tutte le parti insiste sui valori della produttività e dell'efficienza, e anche mentre in ambito educativo si valorizzano quasi esclusivamente quei saperi pratici che fanno perdere terreno alla humanitas e alla vera cultura, viene il momento, e forse è già arrivato, di riscoprire che l'obiettivo nella educazione dei giovani non è innanzitutto un fare o un saper fare, l'obiettivo è la persona stessa. Diviene allora necessario recuperare quelle capacità che nei giovani non sono ormai più scontate, la capacità di fermarsi, la capacità di osservare, di ascoltare e persino la capacità di fare silenzio, di accorgersi di ciò che sta attorno a noi, vincendo la troppo frequente autoreferenzialità. Bisogna prendere coscienza di ciò che è fuori di sé e recuperare ciò che è veramente educativo della persona, ciò che per così dire riporta l'uomo a se stesso, tutto quello, ed è l'humanitas, l'arte, la cultura, che parla all'uomo dell'uomo stesso. Ciò che è veramente utile alla formazione dell'uomo viene oggi percepito come inutile, perché l'unico valore che si vede è il valore di mercato, è l'atteggiamento di coloro che si preoccupano di che cosa faranno i giovani da grandi e intanto non vedono per nulla che la cosa veramente importante non è ciò che essi faranno, ma ciò che essi innanzitutto saranno. In questo senso sarebbe il caso di attuare una svolta drastica e decisiva verso ciò che fa davvero crescere il soggetto, ciò che fa maturare la persona, ciò che sviluppa il suo pensiero critico. Leggere con i giovani la letteratura e tornare a più riprese sulle pagine più preziose. Ancora leggere e rileggere le poesie, impararle magari a memoria. Tornare ai poemi antichi che costituiscono l'humanitas della nostra civiltà, osservare le opere d'arte, dare tempo all'arte per accorgerci che ogni volta che torniamo a un'opera essa ci svela qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito. Fare insomma in modo che i giovani davvero possano ricevere quella eredità che la nostra tradizione ci consegna. Poi essi faranno il mestiere che sceglieranno o al quale si sentiranno chiamati, ma intanto avranno acquisito una sorta di tesoro interiore che per loro costituirà una inestimabile ricchezza.